Buongiorno a tutti e benvenuti a questo video tutorial della Biblioteca di Brugherio. In questo video tutorial vi mostreremo alcune altre funzionalità di BiblioClick. Ad esempio, andando su questa banda trovate delle voci. ILDD è l'abbreviazione di International Library Loan Document Delivery, cioè un servizio di fornitura di prestiti e di parti di documenti che possono arrivare da tutte le biblioteche in Italia e nel mondo. Abbiamo due canali da cui possiamo far arrivare libri: uno è il Sistema Bibliotecario di Milano e l'altro appunto è il servizio di prestito nazionale e internazionale. Dal sistema bibliotecario di Milano possiamo far arrivare libri gratuitamente, potete cercarli nel catalogo delle biblioteche milanesi, ma poi da qui non potete fare autonomamente la richiesta, dovete rivolgervi alla vostra biblioteca per poter richiedere il prestito. Invece, se desiderate usare il servizio di prestito nazionale e internazionale. Questo è un servizio che è gestito dalla Biblioteca di Cologno Monzese e quindi vi rimandiamo al loro sito. Occorre compilare un modulo di richiesta e scegliere la biblioteca in cui poi volete ritirare il testo. Vi arriverà come al solito l'email di notifica quando è disponibile nella biblioteca che avete scelto. C'è da sapere che questo è un servizio che può comportare dei costi di spedizione, quindi a differenza di tutti gli altri che abbiamo visto fino adesso, è un servizio a pagamento o può essere a pagamento se la biblioteca che lo invia richiede il rimborso dei costi di spedizione. In quest'altra scheda collezioni trovate una serie di percorsi, di vetrine che abbiamo selezionato per voi, ovviamente cambieranno nel corso del tempo. In questa scheda news trovate tutti gli eventi in programma nelle nostre biblioteche. Alla voce iscrizioni potete fare la preiscrizione al sistema bibliotecario se non avete ancora la tessera, ma se avete seguito i tutorial fin qui la tessera l'avete già e quindi non avete la necessità di fare la preiscrizione al sistema, oppure invece questo può tornare utile a tutti se non l'avete già fatto. Iscrivetevi alla newsletter di BiblioClick in maniera che una volta a settimana riceverete tutte le notizie e gli eventi che riguardano le nostre biblioteche. In quest'altra scheda biblioteche, appunto, ciascuna delle nostre sedi ha una sua pagina dedicata e nel prossimo video vi illustreremo brevemente quella di Brugherio. Vi diamo appuntamento quindi al prossimo video tutorial per vedere la pagina della Biblioteca di Brugherio.